volte! Umano! Che cuoci ho fatto, Papa Emus? Questo è più pericolosa e sfida finale! Ammira il ponte del terrore mortale! Quando dirà la parola, si attiverà completamente... Ho notato adesso che c'è un cane in alto a destra, che ruota. Si attiverà completamente! Ho premuto il tasto di Windows, non volevo, pardon. Ok, si attiverà completamente! I cannoni faranno fuoco! Le lance fenderanno l'aria! No, le lance... le lance fenderanno l'aria, le spade la taglieranno, ogni parte sarà usata così violentemente su e giù, si squadrerà così violentemente su e giù, solo la più piccola chance di vittoria rimarrà. Sei pronto? Perché io sto per attivarlo, per farlo! Cos'è questa... questo freno? Intoppo? Qual è intoppo? Io sto per attivarlo proprio ora! Papa Emus? Quello... non sembra molto attivato! Questa sfida... sembra... troppo facile da sconfiggere per l'umano. Sì, non possiamo usare questa. Sono uno scheletro. Sono uno scheletro con degli standard io. I miei puzzle sono molto intelligenti. Le mie trappole sono perfettamente cucinate. Ma perché? Ma questo metodo è troppo diretto. Non c'è classe per niente. Andate via. Anche il cane, perché? Fiu! Come Fiu? Che cosa stai guardando? Questa è... quella era sicuramente un'altra decisiva vittoria per Papaius! Mia! Eh? Ok. Perché? Perché esattamente? Non so cosa mio fratello farà adesso. Se fossi te, mi farei sicuro di capire i suoi attacchi blu. Sì. Benvenuti a Snowdin! Wow. La vista è così, è una città amichevole di riempi di determinazione. Salva. Oh, grazie a Dio. Salve, viaggiatore. Come posso aiutarti? Quanto ho di oro? 155. Tough Glove, ma ce l'ho. Mandana, un'arma che mi dà 7 difesa però. Farò ancora 11. Ok, prendo una bandana, sì. No? Poi prenderei B-Cycle, non so cosa sia. E una ciambella. Ok, vendi... vendere qualcosa ti pe... ok, non so come funziona, da dove vieni, ma se inizio a spendere stupidi soldi e usare bandan fino alle... ok, va bene, parla, di ciao, cosa fai qui, la tua vita, esci, la tua vita, la vita è la stessa di come sempre, un po' claustrofobica. Ma sappiamo tutti in fondo che la libertà sta arrivando, giusto? Finché abbiamo la speranza possiamo resistere giorno dopo giorno. Quella è la vita, giusto? La storia della città. Pensa pensa alla tua... storia. Ah, ok, pensa alla tua classe di storia. Molto tempo fa i mostri vivono insieme, ok, vabbè. Long story short. Lunga storia corta, what?
abbiamo tutti deciso di lasciare le rovine e andarcene alla fine della caverna. Ok, nel mezzo della strada qualche persona ha deciso di... che a cui piaceva la neve ha fatto un campo a Snowdin. Oh! E non pensare di esplorare le rovine. Le porte sono state bloccate per anni. Quindi, a meno che tu non sia un fantasma, o puoi passare sotto la porta, dimenticatelo. Ok, penso di aver parlato più che a sufficienza. Addio adesso. Vieni ancora qualche volta, ok? Ok, volevo mettermi questa melee bandana. Vediamo vedere? Sì, ok, perché mi dà più difesa. Ok, mi dà più difesa, quindi. Ok. E volevo magari mettere giù anche qualcosa, perché ho quasi tutto cerotto. Ok. E naturalmente c'è un Tough Love. Ok, va bene. Va bene. E tra l'altro ci sono così tante cose, scusate. Non vuoi camminare all'interno da... Non vuoi camminare dall'altra cosa della... altra parte della città? Prova i tunnel sotto neve. Sotto la neve. Sono un efficiente metodo di fuga. Oh mio Dio! È incredibile! Veramente è utile. Il problema è, devo andare da questa parte? Non lo so. Perché c'è un blocco di ghiaccio? Perché vedo tutto a cubi? Tra parentesi, facciamo arrivare quel blocco di... Non vedo niente! Sì, ok. Papyrus! Umano! Concedimi di dirti... riguardo alcuni sentimenti complessi. Sentimenti come la gioia di aver trovato un altro amante della pasta, ammirazione per un altro risolvitore di puzzle come me. Questi sentimenti devono essere come mi sento io adesso. Posso difficilmente immaginare come deve essere sentirlo nell'altro modo. Dopotutto sono molto grande. Non immagino nemmeno come sia avere un mucchio di amici. Ma non preoccuparti, non sarai più solo. Io, il grande Papyrus, sarò tuo. E? No. Questo è tutto sbagliato. Non posso essere tuo amico. Tu sei un umano. Devo catturarti. Dopo potrò finalmente realizzare il sogno della mia vita. Forte, popolare, prestigioso. Questo è Papyrus, il nuovo membro delle Guardie Reali. Ok. 8 attacco, 2 di difesa. E gli piace dire niente. Sbaglio, non ho dovuto fare assolutamente niente. Ho detto Papyrus? Papyrus sta facendo di tutto per sembrare figo. Flirtare? Che cosa? Flirtare? Quindi tu hai finalmente rivelato i tuoi sentimenti finali. Beh, sono uno scheletro con standard molto alti. Ma che mi spaventa zero questo. Posso fare spaghetti? Oh no! Stai venendo incontro a tutti i miei standard! Quindi ciò significa che io devo andare devo uscire con te! Usciamo dopo! Dopo che ti avrò catturato! Ma papà Papyrus, no! Ok! Oh no! Dopo che ti avevo catturato. Che devo fare, Papyrus? Così non vuoi combattere. Allora
vediamo se riesci a resistere al mio favoloso attacco blu. Evidentemente muoversi sarebbe molto, una cosa tipo molto incredibile, ma Sensu mi ha detto di non muovermi, quindi non mi muovo. Oh! Sei blu adesso! Questo è il mio attacco! Sono blu adesso? Cosa vuol dire? Mi chiedo, cosa dovrò indossare? Cosa vuol dire che sono blu? Ah, non posso volare! No, scherzavo, Cosa? Non sto pensando a riguardo all'uscita, alla nostra uscita insieme o la cosa lì. Oh! No, come vado a prendermi? Ok. Questa musica è fantastica, vedo. Tieni premuto di più per saltare più in alto, ragazzi. Era un consiglio che mi ha dato. Papyrus! Papyrus! Tipo lo passa tutto così. Papyrus dà veramente di tempo. Cioè Papyrus ha... cos'è? Sì! Non mi far usare il mio attacco speciale! No! Ok, no, scherzavo. Non usare il tuo attacco speciale, Papyrus. Posso quasi sentire la mia futura popolarità. Papyrus! Ma dai, ma andiamo, non è vero. Fermo! Ok. Ma what? Infame! Papyrus, capo della guardia reale. Scherzavo, Papyrus! Ah! Come lo schiva quello. Papyrus non ho letto, poi scusate. Ah! Fermo! No, mi sono mosso! Mannaggia me! E lo prendevo in pieno e sono lampeggiato. Andai, sarà veramente fiera di me. E la smetti la virus. Ok, mi sa che mi conviene usare un ice cream. Il re. La prima non scende mai. What? Farà qualcosa in onore del mio sorriso? Che questo è semplice, lo ammetto. Si sta grattando le sue ossa. No, non so. Risparmia. Mio fratello, perché non le... No, scherzavo. Devo stare più in basso. Avrò un sacco di ammiratori, ma... No. Pensa a me, Papyrus, non agli ammiratori. Pensa a me. Pensa a me! Ci sarà qualcuno che mi che a cui piacerò sinceramente come a te? Aio! Au! Ok. O cos'è sta cosa? Papyrus? Ok. Qualcuno come te è veramente raro. Ah! Cosa? Che? E uscire magari sarebbe molto difficile. Ma fermo, salta, fermo, salta, fermo, salta, fermo, salta, fermo, salta. Ok. Pietà. Dopo che tu sarai catturato e mandato via. Spedito era proprio cattiva come parola. Non me l'aspettavo, veramente. Ah, chi se ne frega? Arrenditi! Ma non mi arrendo io, Papyrus. Cos'è sta cosa? Arrenditi o confrontati col mio attacco speciale. Ok. Sì! Molto, molto presto userò il mio attacco speciale. No, dai, andiamo. Andiamo, Papyrus, amico, 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 amico.
tra non molto e userò il mio attacco speciale. Ok, questi sono semplici. Ok, questa è la tua ultima chance prima del mio attacco speciale. Ah! Che parte lo fai? Lo sapevo! Mi freghi una volta, ma due no, eh? Ammira il mio attacco speciale! C'è un cane! Ma che cavolo! Quello è il mio attacco speciale! Ehi! Stupido cane! Cos'è leone che mi fa? Mi senti? Smetti di mangiare quell'osso! Ehi, cosa stai facendo? Torna indietro con il mio attacco speciale! Vabbè, oh, uso semplicemente un attacco, veramente un attacco regolare figo. Spavari si chiede di fare un regolare attacco. Ok. Ah, ho mangiato una metà del bicycle e ho recuperato 11. Ah, ecco un assolutamente attacco normale. Cos'ha di normale, Papyrus? Ah! Che ha di normale sto coso? Non ci credo che lo sto prendendo. Cos'è sta cosa? Cosa? Figo? Ragazzo? Un skateboard? Cosa? What? No! Penso di essere alquanto morto. Invece no. No, 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 Papyrus, no, ti prego, farò di tutto, ciao. Dov'è la fregatura? Beh, è chiaro che non puoi sconfiggermi. Sì, posso vedere che tu stai tremando nei tuoi stivali. Ma io, il grande Papyrus, ti risparmio una cosa di questo tipo. Sì, ti risparmierò, umano. Ecco la tua chance di accettare la mia pietà. Ok. Ehi, è passato il blocco di ghiaccio. No, non posso nemmeno fermare qualcuno debole come te. Andaine sarà veramente delusa da me. Non riuscirò mai a entrare nella Guardia Reale. E la mia quantità di amici rimarrà stagnante. Ma quello è così. What should you say? Cosa dovresti dire? Diventiamo amici. Davvero? Vuoi essere mio amico con me? Molto bene allora. Immagino posso fare una alliance. Non lo so, per te. Wow! Non abbiamo ancora avuto la nostra prima uscita. E ho già incominciato a colpire la friendzone. Non so se intende quella con friendzone. Chi avrebbe mai pensato che per fare nuovi amici fosse... Chi avrebbe mai pensato che per farsi nuovi amici avrei semplicemente dovuto dare alle persone strani puzzle e farli combattere contro di me? Mi hai insegnato molto, umano. Ti concederò inoltre il permesso di passare oltre. Ti darò le indicazioni per la superficie. Continua dritto fino alla fine della caverna. Dopo, quando avrai raggiunto la capitale, attraversa la barriera. Quella è il magico velo che ci trappola tutti qua giù, è presente? Una cosa di questo tipo. Tutto può uscire, ma nessuno può. Tutto può entrare, ma nessuno può uscire. Almeno che. Eccetto qualcuno con una. Con un'anima potente. Proprio come te. Ecco perché il re vuole acquisire un umano. Vuole aprire la barriera con il potere delle anime. Dopo tutti i mostri potranno ritornare sulla superficie. Oh, mi sono quasi dimenticato di dirtelo. Per raggiungere l'uscita dovrai passare attraverso il castello del re. Il re di tutti i mostri. Lui è... Beh, è un grande amicone. Tutti lo amano. E sono certo che se tu solo dici: mi scusi, signor Dreamur,
Potrei andare a casa, per favore? Ti guiderà giustamente attraverso la barriera. Comunque, questo è... abbiamo chiacchierato più che sufficienza. Sarò a casa facendo il buon amico. Sentiti libero di venire e avere la quell'uscita. What? Perché, Papyrus? Perché? Ok. Volevo andare a salvare. Ciao, Papyrus. Ah, quella è la tua casa. Dove ho il punto di salvataggio? Qua. Meno male. Ok. Mamma mia. Ragazzi, sto registrando da parecchio. Da sensi, in realtà. E sto perdendo il mio inglese, perché non riesco più a tradurre le frasi in italiano. Ok. Direi che per questo episodio possiamo concludere qua, e direi che visto che Papyrus è qua, direi di uscire e fare un'uscita con lui. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi, e noi ci vediamo sul video. Quindi, bella ragazzi!